sarò dato adorato e ringraziato in ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Abbiamo appena ascoltato il bellissimo episodio evangelico, secondo San Matteo, lo stesso con cui abbiamo concluso il ciclo degli incontri biblici dedicati al suo Vangelo di quest'anno, che narra del congedo di Gesù risorto agli Apostoli e del mandato che affida alla Chiesa. Questa meditazione si intitola Incontrare Gesù risorto nella Chiesa, perché la partenza di Gesù dalla terra non significa averci abbandonati, aver preso le distanze da noi, quindi dopo aver sottratto la sua natura umana visibile, ecco, lasciarci quasi soli, orfani. La sua presenza continua, vera ed efficace come prima, ecco, con l'unica differenza che non ha più la forma, ecco, delle sue santissime membra umane con cui ha calcato, ecco, la terra di Galilea e di Giudea 2000 anni fa. È solo la sua natura umana che si è resa invisibile ai nostri occhi, ma Gesù ha adempiuto la promessa di rimanere sempre con lui, anzitutto, come sappiamo, e mai ne parleremo e ci vedremo abbastanza attraverso ciò che stiamo in questo momento contemplando, che è appunto il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. La presenza eucaristica di Gesù, hanno insegnato autorevolmente papi e concili, è la massima forma possibile di contatto con lui che possiamo avere su questa terra. Noi sappiamo addirittura che ci sono state alcune apparizioni presumibilmente vere, mariane, dove la Madonna ha esortato addirittura, se fosse necessario, a lasciare l'apparizione per andare a messa. E comunque in tutte le apparizioni in cui Maria Santissima si è manifestata, la prima cosa che ha sempre chiesto di fare era la costruzione di una cappella, quindi di un luogo dedicato al culto, di un luogo dove la messa potesse essere celebrata, di un luogo dove Gesù potesse abitare attraverso le specie eucaristiche, adempiendo in una maniera primaria, più importante, la sua promessa di rimanere sempre con noi. Con Gesù, a differenza degli uomini, non mente, non fa le promesse del marinaio ed è fedele a quello che dice. Se ha detto io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, vuol dire che dobbiamo e possiamo ritenere che fino a quando il mondo sarà sussistente, non sappiamo come né quando finirà questo mondo, sappiamo che finirà questo mondo perché ce lo dice la rivelazione, ma non sappiamo né il giorno, né l'ora, né il come, ma fino a quel giorno ci sarà sempre qualche sacerdote che consacra un'ostia, fa scendere Gesù dal cielo, come dicono i santi, e ci dona la sua presenza viva, reale e sostanziale sulla terra. Tutti i miracoli più grandi che avvengono per le anime avvengono davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Noi non ci rendiamo conto di quello che accade ogni volta che stiamo dinanzi a Gesù, soprattutto quando è esposto, ma anche quando velato, diciamo, attraverso una porticina, che è quella del tabernacolo, vive nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Tutti dobbiamo riscoprire l'importanza di pregare davanti a Gesù Eucaristia, l'importanza di adorare Gesù Eucaristia, di stare, ecco, ai raggi di questo sole. Stare dinanzi a Gesù Eucaristia, per fare un esempio
di cui lui stesso vorrà avere pietà e perdonarmi, è come chi si vuole abbronzare ed estate non può andare al mare. Se tu vuoi abbronzare, devi andare al mare per forza, e devi mettere sotto il sole. Ecco, così noi se vogliamo diventare santi, e non andiamo mai a prendere il sole di Gesù Eucaristia, santi non ci diventeremo mai, perché nell'Eucaristia insegna Santa Madre Chiesa c'è tutto il mistero della nostra redenzione, c'è Lui. E quindi questo basta e avanza. Ogni persona che desidera crescere nella vita interiore, io lo so anche per ampia esperienza, insomma adesso di diversi anni di ministero, la prima cosa che impara a intensificare è il suo rapporto con Gesù Eucaristia, una partecipazione più fervorosa, più partecipata e gradualmente sempre più frequente alla Santa Messa, una Santa Comunione sempre meglio vissuta, sia nella preparazione che nel ringraziamento, nella preparazione anche remota, con la confessione frequente, e poi l'adorazione a Gesù Cristo, che da principio è sempre un po' timida, un po' anche incerta, perché magari uno non sa che fare davanti all'Eucaristia, non sa che dire. Ecco, ma poi, dato che si impara a pregare pregando, più si fa e più si fa esperienza di quello che accade davanti all'Eucaristia, e più questo diventa il cuore, il centro della preghiera di chi ama Gesù veramente. Ecco, Gesù però non si è accontentato di lasciarsi l'Eucaristia, anche perché l'Eucaristia esiste perché esistono i suoi sacerdoti. E qui andiamo nella parte propria della meditazione di oggi. Gesù manda gli undici e li manda ad ammaestrare e ad insegnare, ma anche a battezzare, quindi a predicare la sua parola, ad insegnare i suoi comandamenti e a battezzare, cioè ad amministrare i sacramenti, tutti i sacramenti, Eucaristia compresa. Quindi quando vediamo Gesù Eucaristia dobbiamo al tempo stesso immediatamente pensare a chi l'ha fatto scendere Gesù dal cielo. Se vediamo un'ostia consacrata, vuol dire che sul pianeta terra c'è ancora qualche sacerdote. Oggi sappiamo tutti quanti che purtroppo Santa Madre Chiesa è soggetta a una montagna, diciamo, di attacchi da tutte le parti, sia da chi l'ha sempre combattuta, essendo ateo, agnostico, laicista, insomma, o cose del comunista o cose del genere, ma purtroppo a volte si assistono a degli attacchi, diciamo, alla Chiesa, anche da parte, diciamo così, di battezzati, di persone che dovrebbero, o comunque sono da un punto di vista oggettivo, appunto perché battezzati cattolici. E si sentivano dire forse un po' più negli anni passati, ma almeno di fatto è presente in molti, ecco, quantomeno come chiacchiera, l'eco di questi discorsi: Cristo sì, Chiesa no. Ecco, in Dio ci credo, ma i preti non ci credo. Ecco, Gesù manda gli undici: andate, dopo aver detto che è stato dato ogni potere in cielo e in terra, no? Che significa questa frase? Che Gesù è onnipotente, che Dio è onnipotente, Dio può fare quello che vuole. Quindi noi dobbiamo subito farci una domanda: ma se Gesù avesse voluto fare diversamente, quindi portare la sua salvezza nel mondo senza fondare la Chiesa, senza rischiare, ecco, di dare i suoi poteri a degli esseri umani limitati, che a volte lo usano addirittura male, e nonostante la dignità di cui sono insigniti, cadono, possono cadere anche in colpe molto brutte, poteva fare diversamente Gesù o no? Certamente gli è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Dio per antonomasia può fare quello che vuole. Così come poteva salvare il mondo
senza la crocifissione e la morte in croce di Gesù? In teoria certamente sì, perché Dio può fare ogni cosa. Il discorso però è che quando Dio sceglie una via, vuol dire che tra tutte le cose possibili da fare, quella via è la migliore che esista, per quanto alla nostra limitata intelligenza questo possa apparire tutt'altro che evidente, o a volte addirittura molto strano. Quindi se Dio ha mandato suo figlio a farsi uomo e gli ha dato l'obbedienza di prendere su di sé tutto il male del mondo, passando una vita di passione combinante poi alla passione prima spirituale, poi fisica, cruenta e con una morte orrenda per la nostra salvezza, questa era la cosa migliore da fare. E questo il Verbo incarnato ha fatto. Se la sua missione deve proseguire attraverso dei poveri uomini, e che fossero poveri, i Vangeli lo attestano senza nessun velo quando raccontano le loro bruttissime figure, sia quando Gesù era vivo, che litigavano su chi stesse al primo posto, sia quando Gesù stava per morire, si sono addormentati a Getsemani, uno l'ha tradito, l'altro l'ha litigato, tutti sono scappati. Sembrerebbe una cosa, diceva Gesù mio, ma come fai tu a affidare le tue cose a uomini tanto piccoli e tanto fragili? Ha fatto così, questa è la risposta. Il grande San Francesco d'Assisi, che è sempre un grande modello, a lui lo facevano apposta e gli portavano i sacerdoti più malfamati, non per calunnie, ma con prove conclamate di una vita dissoluta, e lui appena li vedeva, se erano a piedi, gli baciava le mani e i piedi in ginocchio, se erano a cavallo, alzava gli zoccoli dei cavalli e baciava gli zoccoli del cavallo del prete. E quando gli dicevano, Francesco, ma lo sai chi è questo? Questo celebra la messa, ma questo c'ha l'amante, questo fa questo, fa l'allosteria, fa quest'altro, destra e sinistra, diceva, a me non interessa. Io non voglio vedere nient'altro in lui che il mio Signore Gesù Cristo, perché per mezzo della sua voce, che Gesù rende propria, che egli continua a scendere dal cielo, scende sull'altare, si offre in sacrificio e rimane con noi. Quindi io attraverso il ministero di questo sacerdote posso avere Gesù, e del resto non mi importa niente. I suoi consacrati Dio li giudicherà lui, e più severamente dei non consacrati. Quindi non spetta a me fare questo. Se noi fossimo capaci di capire queste cose, ecco, quindi questa unione intima e imprescindibile che c'è tra soprattutto i ministri della Chiesa e il capo della Chiesa, che è Gesù, che non si possono neanche pensare l'uno senza l'altro, e che la funzione salvifica della Chiesa, questo problema è un po' più difficile, prescinde dalla risposta di santità soggettiva sia dei suoi membri che dei suoi ministri, perché quando i ministri della Chiesa parlano e insegnano in maniera autentica, cioè riuniti in concilio, sempre con il Papa, o il Papa da solo, quando parla ex cattedra anche senza vescovo, o quando riconoscono una certa verità come appartenente alla tradizione autentica della Chiesa, la Santa Tradizione, o interpretano autorevolmente i passi della Sacra Scrittura, quello che dico è la verità. Per garanzia data da Gesù in persona, chi ascolta voi, ascolta me, ha detto. Non ha detto chi ascolta voi è come se ascoltasse me, ma io parlo in voi quando voi esercitate le funzioni maestri autentici. Il mio nome. Non c'è assolutamente nessun dubbio in questo. E così quando gli apostoli e i loro successori amministrano i sacramenti, è sempre Gesù che battezza, è Gesù che assorbe, è Gesù che consacra,
È Gesù che dichiara due uomini uniti in matrimonio. È Gesù che porta l'unzione ai malati. È Gesù che perpetua la successione apostolica attraverso l'ordine sacro, i sacerdoti e dei vescovi. È Gesù che conferma nella fede i cresimanti. È sempre Lui. Ecco, Gesù infine, attraverso i Suoi apostoli, lo abbiamo già in parte visto durante la Santa Messa, esercita l'autorità, esercita, come dire, la funzione di governo, quindi di indirizzare i Suoi figli verso il bene. Certo, noi sappiamo che Gesù personalmente fa questo in maniera perfetta. Gli apostoli non sono sempre perfetti, questo lo sappiamo, possono vedere non molto bene, possano a volte dare indicazioni quantomeno umane, non necessariamente perfettamente conformi all'ottica soprannaturale. Ecco, però Gesù, come sappiamo, vuole che si dia loro obbedienza. L'abbiamo appena ascoltato. L'obbedienza a quella che si chiama l'obbedienza alla Chiesa, cioè ai ministri della Chiesa, è un atto importantissimo, ma è un atto teologale, perché noi quando obbediamo ad un ministro della Chiesa non stiamo obbedendo a un uomo. L'obbedienza è sempre dovuta a coloro che hanno un'autorità esercitata in nome e per conto di Cristo. Così l'obbedienza dei figli ai genitori, l'obbedienza che non piace tanto alle femministe, ma nel Nuovo Testamento è richiesta, delle mogli ai mariti, l'obbedienza dei fedeli alle gerarchie e dei gradi più bassi della gerarchia a quelli più alti. Ubbidendo ai nostri, e tutti ne abbiamo, non solo io, superiori, noi non ubbidiamo ad un uomo, perché l'ubbidienza non è dovuta mai ad una persona come noi, della nostra stessa dignità. Nessuno può dare ordini a un proprio uguale, ecco. Ma la legittimazione della possibilità di dare ordini deriva dalla volontà di Dio, che ha costituito Lui alcune persone in autorità e dà loro questa facoltà, con il conseguente dovere di chi ad essa è soggetto di obbedire. Abbiamo visto anche nella Santa Messa come nessuna autorità umana, ecco, per quanto divinamente autorizzata, diciamo così, può mai permettersi di dare ordini formali che siano oggettivamente contrari alla legge di Dio, contro i quali bisogna o fare obiezione di coscienza, oppure in certi casi proprio resistere attivamente, quindi non soltanto cooperando, ecco, ma anche combattendo contro ordini o disposizioni che vadano oggettivamente contro la legge di Dio. Ecco, ma tutto questo realizza una presenza misteriosa di Gesù in mezzo a noi. Molti si chiedono, concludiamo questa meditazione, ma se io vedessi il nostro Signore Gesù Cristo, se noi facciamo attenzione, la presenza di Dio sulla terra è sempre avvolta dal mistero, perché quando Gesù era presente sulla terra, ma che secondo noi tutti hanno riconosciuto che era figlio di Dio? Non mi sembra proprio, altrimenti non l'avrebbero ammazzato, non l'avrebbero messo in croce. È facile riconoscere la presenza di Gesù nell'Eucaristia, affatto, altrimenti le chiese sarebbero piene, non vuote come adesso, se davvero si vedesse che Dio è presente in quell'ostia. E così non è facile riconoscere la presenza di Gesù in poveri esseri umani, quindi nella Chiesa, nelle sue strutture, nei suoi ministri, non lo è. Ma il fatto che non sia facile riconoscerlo, per questo che esiste la Santa Fede Cattolica, non vuol dire che Gesù non sia presente, perché nell'uomo Cristo Gesù era presente in persona,
nell'Eucaristia è presente Dio in persona, nella Chiesa Gesù ci viene incontro di adempiere la sua promessa nell'Eucaristia, io sono con voi tutti i giorni, ma anche nella presenza dei dodici e dei loro successori, che fino alla fine del mondo faranno perpetuare la presenza di Gesù nella Chiesa, che non potrà mai essere vinta e essere distrutta secondo la promessa di Gesù, perpetuando la presenza di Gesù, portandolo agli uomini e portando attraverso il suo ministero gli uomini a Gesù. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e Divinissimo Sacramento.